Buonasera a tutti da Giovanni e benvenuto sul mio canale Il Giardino ai piedi dell'Etna. Oggi siamo il 26 di maggio del 2023. Qui davanti a voi, come potete vedere, ci sono due strisce di fava. Questa qua è la fava tucca di Leonfort, che me li hanno portate l'anno scorso, però c'era anche un'altra fava, perciò l'ho mischiata, diciamo, e alcuni no. Non sono cresciuti e alcuni sono cresciuti. Ho fatto due socchi e ora vi farò vedere che ci sono alcuni socchi che sono senza fave, perché non sono andati a buon fine. Vabbè, però la maggior parte è tutta la fava di Leonfort, l'ho messa in questa direzione, diciamo. E ora vi farò vedere. Guardate, allora io sto facendo questo video, per chi non lo sa, come conservare le fave per l'anno che viene. Ovviamente io quest'anno ho cimato alcune fave, state vedendo, sia anche per modo che non cresca più la pianta che produce altre parcelle, diciamo, che così si concentra solamente sulle parcelle quelle date. Ovviamente la cimatura si fa quando noi vediamo le fave così all'incirca. Così questi di sotto sono cresciuti. Così già possiamo decidere su per giù dove andiamo a cimare. Quando noi vediamo queste fave piccoline cresciute di sotto, già possiamo diciamo, decidere dove cimare, lasciando 4-5 imbaccature. Insomma, questo poi è tutto da vedere. Ovviamente più o meno le lasciate, più grosse si fanno le fave. Io l'ho cimata all'incirca a 3-4 imbaccature. Come potete vedere, si stanno ingrossando. E sia anche per fatto, se va cimata la fava, sia anche che non viene attaccata dagli afidi, diciamo, soprattutto gli afidi, l'afide è quello nero, che ora vi farò vedere, perché ho lasciato poi qualche pianta che non l'ho cimata. Va bene, detto questo, io sto facendo questo video, quest'anno li ho seminati, visto che la produzione è stata di meno, ho preso qualche fava così per mangiarla un pochettino cruda qui in famiglia. Guardate, state vedendo quando ce ne sono? Queste sono state prese dalle grandi, le vedete tutte aperte. Vabbè, questa è ora secca. In questa settimana dovrebbero portare altra acqua, che poi forse si stabilisce il tempo. State vedendo quando ce ne sono? Sono state tutte prese dalle grandi. State vedendo? Ormai le lascio stare così. State vedendo quando ce ne sono? Questi. Vedendo qua c'è qualcuno, non ha andato a buon fine, e anche qua, come vi dicevo poco fa, che avevo seminato due socche, vedendo qua è tutto libero, qua anche per questo motivo li sto andando a lasciare per avere la semina per l'anno che viene. State vedendo come stanno crescendo per terra. Io come dicevo se la punta, se noi non lo togliamo, vengono attaccate dagli afidi, dell'afide nero. State vedendo l'afide nero, e la maggior parte sono tutte cimate qua. State vedendo qua dove non li ho cimato, come potete vedere, è stato attaccato tutto dall'afide nero. State vedendo l'afide nero, per questo motivo vengono cimate le fave. Dove è stato cimato? Come qua, state vedendo? Allora, state vedendo qua, guardate qua, che non è stato cimato, già ci sono gli afidi. State vedendo? Già ci sono gli afidi. Non è stato cimato e già ci sono gli afidi. State vedendo tutte le fave qua e fino a qua. State vedendo? Qualcuno qua l'ho messo. State vedendo? Questa è tutta i due socchi che io ho fatto delle fave. Ora, visto che io ogni volta, ogni anno
ogni anno lascio sempre un po' di piante per raccogliere i semi per l'anno che viene. Siccome ho visto che un po' non sono cresciute, perciò ho preferito di lasciarli così all'anno che viene ho le fave per la semina. Va bene, mi metto qua così potete vedere quante fave che ci sono. State vedendo, più bassa e più grosse si fanno. Ovviamente più grande lo è la andiamo a cimare e più piccolini si fanno le fave, perché la pianta deve dare a mangiare a tutte le fave, a tutti i baccelli, diciamo. Va bene, detto questo, ora aspettiamo, così vi faccio vedere, per chi non lo sapesse, come raccogliere le fave per la semina, per l'anno che viene. Questo qua, ora vi spiegherò poi quando sarà il momento. E che farò verso settembre, verso agosto settembre farò, diciamo, la raccolta e poi concludo il video. Ci è trascorso un mese, oggi siamo il 26 di giugno di 2023. Date già da un mese come sono andate tutti secchi. Io avevo detto verso agosto settembre di raccogliere, ma anticipo, diciamo, qualche mese. Guardate, tutto secco. Queste sono le fave che io vi ho fatto vedere, guardate, sono tutti secchi. Ora facciamo la raccolta. State vedendo, questo è già il momento per andare a prendere le fave. State vedendo come sono secche. Ora prendiamo tutti i baccelli. Prendiamo tutti i baccelli. Queste sono le fave, già sono secche. Ovviamente, se sono ancora un po' umide, diciamo, le facciamo asciugare altri 2-3 giorni a soli e poi le conserviamo. E una busta del pane di carta, così possono traspirare, diciamo, o se no li possiamo mettere, però assicuriamoci che sono già secchi, che non sono verdi, dei barattoli di vetro, e li chiudiamo immediatamente. E ora io vi faccio vedere, queste erano tutte le piante che voi avete visto, guardate. È come se fosse, l'ultima volta era pieno, vi ricordate? Nella prima riprese era pieno, guardate ora come se fosse che non ci sono fave. Sono tutti secchi, qualcuno ancora è verde, state vedendo? Qualcuno ancora è verde, ma non ci fa niente, la facciamo asciugare, state vedendo? Guardate qua, sono tutti secchi, state vedendo? Questo è il momento migliore per andare a raccogliere. Questo vale sia per tutti i legumi, se uno vuole conservare i semi, li deve far seccare nella pianta. Ovviamente le foglie sono cadute prima, sono restate solamente sterili quei baccelli secchi. Le foglie cadono prima. Questo è il momento migliore perché la pianta è tutta secca. State vedendo? Se è ancora verde non le prendete ovviamente. Devono essere secche così. State vedendo questi secchi così. Rompono facilmente e queste sono le fave. Tenendo, questo è il cavolfiore che voi avete visto nel video della cosa precedente, è in fioritura. Tenendo, questa qua era la ripresa quando io ho fatto questi qua. Tenendo, dopo un mese esatto, guardate come sono secchi. Va bene, ora le vado a mettere. Ho preso una busta, per ora vado a prelevare tutti i baccelli, o se no tocco la pianta e poi piano piano stacco i baccelli. Questi li mettiamo qua per ora. Vedendo, dobbiamo prendere tutti i baccelli così, e poi separiamo il baccello dal seme, vedendo così. Dobbiamo passare per il tempo, pazienza. La foglia togliamo, poi questi qua le possiamo, poi i steli li possiamo prendere come compostaggio, se no come concime. Le diamo a terreno secco, ovviamente le diamo a tritare e poi li buttiamo nel terreno. E così si fa anche di concime. Vedendo come si rompono facilmente. Va bene, ora io le raccolgo tutte perché minimo passa una mezz'oretta e poi vi faccio vedere come vado a separare e conservare. Questi sono i ricavati di tutte le piante che avete visto nel video. Tutte,
Ed ora andiamo a separare i baccelli dai semi, dalle fave secche. Vedete come si presenta? Quando ce n'erano sembravano molti, invece sono pochi. State vedendo? Qua ho messo, nel frattempo, ho messo delle zucchine a 40 giorni. Ovviamente il terreno deve essere sempre concimato. Questi sono i rami che ho tolto. Ora andiamo a separare i semi dai baccelli. Allora, per sbucciarlo dobbiamo fare così, sta sedendo, non ci dobbiamo passare il tempo ovviamente. Ma queste qua le mettiamo qua che poi le prendiamo, le dobbiamo fare così con le mani. Poi potete mettere anche i guanti, io purtroppo con i guanti non so lavorare. Deve avere contatto, diciamo. Con i semi, diciamo. Dobbiamo passare così. Ovviamente se c'è poi qualcuno che ancora è verde, anche se è piccolina, niente, ce l'è importante, e poi la andiamo a seminare. Se prende, prende, se non prende, niente. Vabbè, ora io devo vado a sbucciare tutti quanti e poi vi farò vedere quando andiamo a ricavare dai baccelli. È passata quasi un'ora che ho sbucciato i baccelli, ho ricavato queste fave secche. Ovviamente le fave secche le ho pesate, erano quasi 3 kg, insomma 3 kg abbondanti, e queste qua le ho pesate, sono 2 kg e 200 grammi, perciò queste qua sono 800 grammi di bucce. E questo le ho tutte ricavate, che avete visto nel video. Ora io le conservo in questi sacchetti di carta del panino, che respirano anche, se sono ancora un po' verdi, devono seccare, così si asciugano. O se no, le facciamo asciugare se siete sicuri che sono ancora un po' fresche, diciamo, le facciamo asciugare un paio di giorni a sole, all'ombra, finché quando sono secchi secchi, e poi le conserviamo in questi sacchetti di plastica. E ora le vado a mettere. Allora, se volete sbucciare, alcuni non gli piace la pellicina, diciamo, la pellicina. Quando sono secche, ci dobbiamo passare il tempo così, sbucciare così e togliere questa qua. State vedendo piano piano, state vedendo così. Ci dobbiamo passare il tempo, state vedendo così. Se le volete sbucciare, se volete togliere, diciamo, la buccia, che poi c'è chi non piace la buccia, ovviamente, che poi, ripeto, se sono sempre un po' verdi, le facciamo asciugare e poi le possiamo conservare. Se ho nei sacchetti di casa, sono dei barattoli con sotto vuoto, insomma, l'importante è che sono secche. Se non volete fare questo lavoro, qua, prima di diventare, diciamo, secchi secchi, che ancora il baccello è verde, diciamo, come questo qua, un pochettino più verde, così all'incirca, insomma, che ancora la fava è morbida, si toglie la buccia, si toglie più, diciamo, più facilmente rispetto a ora. E poi ovviamente le dobbiamo far asciugare finché quando diventano dure così. Per chi non piace, diciamo, la buccia della fava. O se no le lasciate stare così. Poi ovviamente vengono messe in acqua alla sera e poi all'indomani vengono cucinate. Io sto parlando per chi le vuole prendere secchi, che poi per uso alimentare, giusto per mangiare. Però io, siccome non devo fare queste cose, vi sto facendo vedere come aprire, diciamo, per togliere la buccia. O se no, come ho detto poco fa, le prendete un po' verde, togliete la buccia e le fate asciugare, seccare, diciamo, al sole per un paio di giorni, finché quando sono secche. Mi servono per fare la semina. Va bene, allora io vi ho fatto vedere tutto il procedimento quando io li ho seminati.
avete visto, ovviamente non ho fatto il video quando li ho seminati, ho fatto solamente quando già erano quasi cresciuti. E avete visto come li ho fatti seccare nella pianta e oggi li ho prelevati e ho fatto la separazione dei baccelli con i semi. Ovviamente, ripeto, questo procedimento serve per tutti i semi, tipo i legumi, i fagioli, che so, anche le lenticchie. Per tutti i legumi bisogna far seccare, diciamo, la pianta per avere un seme buono. Quanto più secco è, più maturo è il seme, e meglio è. Questo vale anche per tutti i semi, tipo i semi, che so, della mela o del ciliegio, se uno vuole andare a seminare un seme. Ovviamente nasce sempre selvatico, non si sa cosa nasce. Non vi dico che deve cadere quasi per terra il frutto, ma quasi. Quasi, deve essere maturo, maturo, maturo. In modo che il seme è più maturo. Così abbiamo una germinazione sicura, perché sappiamo che il seme è maturo. Va bene, detto questo, io vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace, mettete mi piace, condividete, commentate, al più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale, iscrivetevi, così quando carico un video sarete aggiornati. Un saluto da Giovanni, il giardino ai piedi dell'Eta. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao e una buona giornata.